Uomini e donne, Nadia Rinaldi attacca Marco, è un bugiardo, ecco il motivo. La nota attrice capitolina contro il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato ai protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Le ultime novità ci rivelano che tra Gemma Galgani e la sua nuova fiamma Marco si è intromessa Nadia Rinaldi. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 13 ha fatto delle affermazioni molto pesanti contro l'ex spogliarellista toscano, accusandolo di essere un bugiardo. Ma per quale motivo l'attrice capitolina si è spinta a tanto? Intervistata dal noto periodico Nuovo TV, la cinquantenne ha dichiarato di non conoscere assolutamente Cappagli, al contrario di quanto aveva sostenuto il cavaliere del parterre senior. Qualche settimana fa, parlando di sé nel dating show Mediaset, l'uomo aveva affermato di avere molte amicizie con persone che fanno parte del mondo dello spettacolo italiano, tra le quali quella con la Rinaldi. Quest'ultima, molto arrabbiata, ha deciso di aprire gli occhi alla dama torinese. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 13 smentisce il cavaliere toscano. Non conosco nessuno Marco Cappagli, ha dichiarato la Rinaldi al settimanale diretto da Signoretti. Poi l'artista romana ha aggiunto che molto probabilmente si saranno incrociati a qualche festa con VIP e lui le ha chiesto un autografo. Sinceramente non mi ricordo di questa persona, ha detto l'ex naufraga. Per quale motivo il nuovo spasimante della Galgani ha detto questa grossa menzogna? Per Nadia non si sono dubbi, secondo lei Tina Cipollari ha ragione, ovvero che il cavaliere sta partecipando al Trono Over solo per visibilità e farsi pubblicità gratuita. Nadia Rinaldi contro Marco Cappagli. Ma le dichiarazioni su Cappagli non sono terminate qui. La Rinaldi ha anche avvertito il cavaliere di non permettersi mai più di dire delle falsità sul suo conto o di menzionarla per nessun motivo. La cinquantenne romana ha poi paragonato la dama piemontese ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Secondo l'ex naufraga, nonostante l'età avanzata, Gemma è molto ingenua e crede a tutto quello che le viene detto. Dopo queste inaspettate dichiarazioni, quale sarà la reazione dei due protagonisti del parterre senior? Arriverà una controreplica o faranno finta di nulla? Per scoprirlo bisogna attendere la messa in onda di una nuova puntata del Trono Over. Nel frattempo, invitiamo tutti i lettori a cliccare sul pulsante Segui canale Uomini e Donne che potete trovare nella parte alta dell'articolo.